Terzo spettacolo nell'anfiteatro della Cava di Magnetite nella miniera del Ginevro a Capoliveri domenica sera. Sul palco il coro dell'Opera di Parma, diretto dal maestro Martino Faggiani in concerto lirico. Domenica 29 giugno, quindi nella miniera del Ginevro alle 21.30. Un evento che si colloca a completamento delle manifestazioni in programma per la Festa del Cavatore. Il progetto dei concerti in miniera prese il via nel giugno 2011 con il quartetto Euforia. Lo scorso anno il concerto del tenore Renato Cioni. E anche quest'anno la Festa del Cavatore termina con un importante appuntamento nel cuore della terra capoliverese. Abbiamo fatto qualche anno fa un'inaugurazione con uno spettacolo molto simpatico ed era un test per vedere che cosa succedeva, e ora abbiamo visto che la cosa può funzionare bene. Non è una cosa da tutti i giorni, però oggi facciamo uno spettacolo che è il coro del Teatro Regio di Parma, una cosa molto importante, quindi crediamo in questo posto, in questa miniera. L'unica cosa che abbiamo è che quando facciamo spettacolo qui c'è sempre, l'anno scorso era un freddo, ma un freddo incredibile, oggi c'è vento, però speriamo che non piove, e quindi noi ci auguriamo che tutti quelli che sono venuti qui a vedere questo posto meraviglioso possano godere anche di uno spettacolo molto bello, ci teniamo particolarmente. Abbiamo 5 anni di tempo, per cui faremo sicuramente degli spettacoli. Va valorizzato questo territorio, chiaramente se facciamo uno spettacolo importante noi abbiamo interesse che la gente vada nella piazza e quindi dia lavoro a tutte le persone e tutti gli operatori commerciali che lavorano nel centro del paese. Però fare un qualcosa qui una volta ogni tanto, si può fare anche qualche spettacolo di più continuato su più giorni con della musica anche diversa. Questa serata è il continuo della Festa del Cavatore che abbiamo fatto il 2 di giugno, un impegno notevole da parte nostra, ma crediamo che questa non sia una zona disagiata, ma sia una zona che tutti devono invidiarci, una zona che va valorizzata, una zona unica, bellissima, che non può essere ritrovata in nessun altro luogo del mondo. Per cui è su queste cose che noi dobbiamo ripartire, dobbiamo valorizzare queste cose che solo noi abbiamo e che nessuno può proporle uguali alle nostre. E per noi è stato uno sforzo questa festa. La Festa del Cavatore è la festa che più richiama le nostre tradizioni e le nostre origini, e noi siamo orgogliosi delle nostre origini e di tutti i nostri genitori, babbi, nonni, bisnonni, che qui hanno sudato le 7 camicie, veramente, come si dice, che hanno, alcuni di loro addirittura hanno dato la vita per questi posti, e mai penso che al tempo potevano immaginare la ricchezza che ci hanno lasciato. Per cui un grazie a tutti loro, e spero che stasera siano qui accanto a noi a poter ammirare questo spettacolo bellissimo che la Corale di Parma ci darà. Francamente è una sensazione molto inedita e assolutamente straordinaria, perché tra l'altro è un posto che si attaglia benissimo a molti dei brani che questa sera eseguiremo, particolarmente al primo, che è il coro degli Zingari del Trovatore. È veramente la prima volta che ci capita di questo incontro. Raccontare un po' quello che è nell'ambito della crisi che investe un po' tutto il mondo dello spettacolo, particolarmente l'opera lirica, e questo Giuseppe Verdi, che è un compositore della nostra terra, che è poi un compositore universale, che ci racconta l'uomo. E stasera una delle corali più importanti d'Europa viene nel cuore di questa miniera, dove c'è stata gente che ha perso la vita, viene qui stasera a cantare la Romanza del Cavatore, a parte tutte le altre opere che faranno stasera, ma la Romanza del Cavatore è quello che a me mi ha riempito il cuore.